Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti su Web Radio Essere il Cambiamento, al microfono con voi Claudia. Siamo qui adesso questa mattina, ieri abbiamo fatto anche il primo video sul gruppo, dunque aggiorno così vi saluto un attimo. Ho già caricato su YouTube il video così potete passarlo a chi insomma è interessato. Per coloro che sono adesso magari nuovi. Per esempio Silvia, ben arrivata, e poi ci sono tu tutti gli altri classici, diciamo così, Orsolina, Dominetta, Santo e Patrizia ed Encheleida, voi lo avete già ricevuto, quindi Silvia se vuoi ricevere il video o ti iscrivi al gruppo The Great Day of Love and Gratitude su Facebook oppure ci puoi scrivere, ti possiamo passare il link. Perché stiamo facendo la preparazione appunto alla meditazione, quindi volevamo coinvolgere soltanto le persone interessate a questo processo di preparazione. Ok, allora, quindi ieri abbiamo iniziato a parlare anche a video della respirazione amore-gratitudine, che è molto importante, cioè tanto quanto ecco anche Cristiana, buongiorno. Tanto quanto la meditazione stessa, perché più entriamo in profondità di noi stessi attraverso il nostro respiro, e più entriamo anche in profondità rispetto alla meditazione. Quindi è importante da oggi che iniziamo, perlomeno coloro che vorranno, anche questo è opzionale, a fare questa preparazione anche in senso del cibo, per esempio. Quindi durante la giornata oggi io inizio a assumere liquidi, quindi acqua fondamentalmente, e poi la sera, diciamo dopo il tramonto del sole, introdurre il cibo solido. È importante ascoltarsi, quindi fare le cose per bene. E trovare esattamente questo allineamento vibrazionale, come se fosse una manovella che giriamo da una parte e dall'altra, che ci sintonizza a più alti livelli. E quindi da lì direttamente attingere quindi dall'energia solare, comunque dal prana, e stare in connessione. Basta osservarsi, insomma, ci si accorge che quando abbiamo magari dei periodi anche così di coinvolgimento emozionale o altro, è chiaro che la necessità del corpo di mangiare aumenta, quindi le emozioni, per esempio, giocano un ruolo centrale. Non è neanche casuale il cibo che scegliamo, quindi cercare di iniziare ad osservare anche questi meccanismi, utilizzare questo momento di connessione per osservare bene ciò che si attiva in noi stessi. Anche rispetto alla scelta di certi cibi o appunto delle forme anche di compensazione o di a volte anche di dipendenza per rispondere a determinate emozioni che si muovono a livello anche del corpo fisico. Quindi può essere una grande opportunità questa per vedere tutte queste cose e integrarle in noi stessi al centro del nostro cuore. Ed è di questo, insomma, che parliamo questa mattina. Quindi ripeto, è opzionale il discorso comunque di alleggerimento e di connessione più sottile, perché appunto uno se lo dovrebbe sentire e comunque osservarsi, ascoltarsi, eccetera. E comunque ci sono delle persone che fanno parte del gruppo, che seguono già per esempio il digiuno lunare e quindi magari sono già un po' preparate anche a fare questo, nel senso che noi già lo facciamo. Quando c'è il digiuno lunare, secondo il calendario lunare Kadasi, durante il giorno, quindi si fa il digiuno per 24 ore e si assume soltanto acqua. Alcuni assumono acqua e limone, preferibilmente acqua, però anche il resto è tutto open, ieri l'abbiamo detto, perché il corpo reagisce diversamente se assume acqua o se assume acqua e limone o succhi. Centrifughe, eccetera, insomma, è un po' diverso, però va bene lo stesso, capito? È tutto aperto, tutto possibile.
Ok, fatta questa premessa, quindi parliamo del nostro cuore e del fatto che nella meditazione, dopo la creazione del corpo di luce, quindi attivando i due tetraedri che si uniscono nel nostro cuore, cioè il cuore è sempre il punto di convergenza e di confluenza dell'energia terrestre e solare. C'è una parte di attivazione del cuore cristallo, è assolutamente uguale, diciamo, la costruzione dei due tetraedri, nel senso che si forma un tetraedro stella, quindi che sono due tetraedri che si intersecano, che racchiudono quindi il nostro cuore. Adesso in questa immagine qui che abbiamo messo qui per la puntata potete vedere, diciamo, un processo simile. Quindi in pratica c'è sempre il fiore della vita che sta alla base di questo processo, perché poi dal fiore della vita si costruiscono esattamente anche queste varie forme, e poi i due tetraedri che iniziano quindi a fondersi e a trasformarsi, quindi è un processo di trasformazione fino a che non si forma un cristallo, che è il cristallo del nostro cuore. E uno potrebbe dire: ma è lo stesso cristallo per tutti o è un cristallo diverso? Di fatto, per quello che è arrivato quando abbiamo fatto le connessioni anche a gennaio, ma comunque anche successivamente, è un cristallo che può essere diverso sulla base, insomma, di quanto in quel momento siamo aperti a livello quindi di apertura interiore, di apertura del cuore, e possiamo durante questo processo percepirlo. Adesso l'abbiamo percepito sino, cioè in questi mesi, quando abbiamo fatto le prime attivazioni a gennaio. Però appunto osservate anche cosa vedete, cosa percepite il 23. Quindi adesso fino al 23 è tutta la preparazione, quindi può essere che ci siano ancora delle percezioni ancora in lavorazione, quindi in maturazione, qualcosa che sta ancora avvenendo interiormente. E poi vediamo il 23 che cosa visualizziamo. Quindi arriva una forma e semplicemente questa forma che arriva a me era arrivato addirittura anche il nome della forma del cristallo, e poi uno poi va a vedere di che cosa si tratta, oppure semplicemente rimane in percezione di questa forma qui. Quindi sono delle forme comunque sempre di geometria sacra, quindi che convergono la luce e l'energia in una certa maniera e anche la espandono, quindi ci sono delle differenze. Però adesso non vorrei dirvi magari, che ne so, forma 1, forma 2, forma 3, perché vorrei lasciare appunto tutto un po' aperto in modo che possiate ricevere voi stessi l'immagine, o l'immagine o la parola o insomma quello che vi arriva in quel momento del cristallo del vostro cuore. E anche se percepite soltanto magari, diciamo, a pezzi, diciamo a sprazzi questa informazione, va bene lo stesso, nel senso che arriva sempre ciò che deve arrivare in quel momento. Quindi se c'è una percezione così anche generica, non importa, va bene lo stesso. La cosa importante è essere coscienti che noi possiamo diffondere la luce dal centro del nostro cuore in modo diverso sulla base della nostra apertura interiore in quel preciso momento, e che questo può cambiare nel tempo. Quindi non è statico, cioè non è che tipo 10 anni fa facendo, che ne so, l'esercizio di espansione del cuore, allora è lo stesso modo di espandere la luce, di espandere l'energia attuale. Ci sono delle maturazioni che avvengono ed è questo che stiamo osservando insieme. Ok, quindi è un processo molto, molto bello, tra l'altro, e segue alla formazione quindi del corpo di luce, della Merkaba, segue poi questo processo di formazione del cuore cristallo ed è anche appunto anche una delle attivazioni. Sarebbe quindi la quarta prima della quinta, che è l'attivazione dei chakra. Perché questo
in quest'ordine, perché comunque ricordiamoci sempre che il cuore è sempre la cerniera, quindi se lavoriamo, lavoriamo nelle attivazioni sul terzo occhio soprattutto e sul cuore, sono questi chakra su cui lavoriamo maggiormente. Sul terzo occhio perché nel momento in cui noi apriamo, quindi il terzo occhio, nel senso che piano piano si apre, è un processo anche quello, iniziamo a vedere sempre di più, a vedere con l'occhio della coscienza, quindi a vedere anche ciò che succede a livello di dinamiche, situazioni, meccanismi, eccetera, che riguardano i chakra inferiori, per esempio, quindi a trasformare più velocemente, integrare questi aspetti in noi stessi. E invece, appunto, il lavoro sul chakra del cuore, perché il cuore è sempre la cerniera, è il chakra, diciamo, di sintesi, di tutte quelle che possono essere le nostre connessioni interiori ed esteriori, quindi rispetto al nostro mondo interiore, rispetto al nostro mondo, cioè rispetto al mondo interiore ed esteriore, come connessioni che comunque avvengono sempre dentro di noi, però diciamo anche verso l'esterno, ok? Insomma, come se fosse uno specchio perfetto, parte di un intero interno ed esterno. Ok, quindi lavoriamo molto su questi due e poi ovviamente anche su tutti gli altri, perché poi arriva il lavoro anche su tutti gli altri. Ok, è arrivata anche Anna, quindi buongiorno Anna, stavo giusto riassumendo un pochettino adesso quello che stiamo andando a fare. Per cui l'ultima settimana, adesso le abbiamo già mandate qui, sia anche, le trovate qua, sia anche su YouTube. Se andate indietro, se volete riprendervele, se andate indietro con le puntate qui, andate su episodi, scorrendo trovate, cioè lo riconoscete perché si vede per esempio quarta attivazione, terza attivazione, quindi se volete potete comunque ancora riprenderle. Ok, poi comunque l'ultima settimana quando le faremo, le metteremo anche nei vari eventi e anche su Facebook in modo da condividere, insomma, questo. Nel frattempo, ho trovato dei disegni che volevo inserire qua nelle chat. Ho trovato dei disegni, aspettate. Allora, amore. Ve lo metto qua nella chat, amore, gratitudine e poi espansione dell'amore dal cuore, espansione, o meglio, espansione del cuore in generale. Allora, ho fatto, vediamo se me l'ho posta. Questo per chi è nelle chat, altrimenti appunto, anche se ci state ascoltando, potete scriverci e poi vi passiamo il link per entrare nella chat. Vi ricordate che ieri abbiamo parlato della respirazione amore e gratitudine? È che inspiriamo amore ed emaniamo gratitudine, e che il modo di espandere appunto la gratitudine dal centro, quindi questa vibrazione molto femminile, restituzione quindi di questo amore attraverso una vibrazione di gratitudine, è diversa. E adesso questo ve lo metto anche nella chat di Messenger. E stamattina sono incappata in queste immagini. Quasi a confermare quello. Adesso vediamo se riesco a postarvelo anche qui. Quindi chi è già su WhatsApp può già vedere. Adesso vediamo se riesco anche sul Messenger. Ecco, quindi amore, gratitudine e poi l'ultimo, l'espansione appunto dell'amore dal centro. Quindi questi sono dei disegni che sono usciti fuori e comunque ovviamente ci sono delle differenze, nel senso che possiamo dire che l'amore è la vibrazione suprema e che si declina in tutte queste alte vibrazioni, gratitudine, saggezza, armonia, pace, insomma tutte queste. E infatti anche nei cristalli di acqua di Masaru Emoto è diverso. Se noi prendiamo il cristallo dell'amore, il cristallo della gratitudine, del grazie, il cristallo amore e gratitudine è diverso, quindi è proprio la combinazione di queste vibrazioni che cambia. Ok, quindi inspiriamo amore ed irradiamo gratitudine. E se vi ricordate il disegno di lunedì,
deve essere quel simbolo, diciamo, di infinito. C'è anche qua nel simbolo di gratitudine, quindi è un po' diverso. È diverso la corrisponde, è diversa la corrispondenza. Adesso questo è giusto una condivisione così veloce, fluendo, insomma, nel momento. E adesso piano piano facciamo un po' di allenamento, un po' di meditazione per, diciamo, iniziare a percepire i tetraedri al centro del nostro cuore. Quindi facciamo una preparazione. Adesso mettiamo una musica come abbiamo fatto ieri e ci iniziamo a centrare. Quindi mettiamo, vediamo, sì, questa che avevamo messo può andare. Nel frattempo, prima di partire con la musica, se potete, se avete la possibilità di assumere una posizione comoda, un po' la posizione che vi ho fatto vedere ieri, quindi posizione del loto oppure con i piedi ben appoggiati al suolo, come preferite, altrimenti comunque sia, se siete in movimento, più tardi potrete anche riprendere e farlo per conto vostro, così avete. Perché è diversa la meditazione anche sulla base della posizione e la schiena è dritta perché appunto l'energia fluisce chiaramente sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso sulla base della connessione in quel momento. Adesso mettiamo questa e abbassiamo un po', dovreste sentire me sia me che la musica, così abbiamo una base. Iniziamo a centrarci nel nostro respiro, la nostra posizione seduta, la posizione del loto, oppure abbiamo i piedi ben appoggiati al suolo. Iniziamo a percepire il soffio vitale che ci attraversa, attraverso l'aria. Quindi inspiriamo, percepiamo la luce, percepiamo l'amore fluire in noi stessi e rilasciamo la gratitudine irradiandola dal centro del nostro cuore, ringraziando per il dono di questo momento. Ancora. Riceviamo amore, percepiamo questa vibrazione che si espande in tutto il nostro corpo e rilasciamo dal centro del nostro cuore la gratitudine. Percependo come dei fasci di luce che si espandono dal centro del nostro cuore. Cerchiamo il nostro ritmo, ciascuno per parte sua, rallentando il respiro, entrando in una percezione sempre più profonda di noi stessi. Ancora, inspiriamo, percepiamo l'amore, percepiamo la luce fluire in noi stessi e poi rilasciamo dal centro del nostro cuore. Percepiamo la gratitudine che si espande, quindi a ondate, dal nostro centro. Chiediamo ora il permesso di entrare in contatto con la Madre Terra, quindi con l'energia terrestre,
Iniziamo a visualizzare delle radici che si dipartono dal chakra radice oppure dai piedi, se siamo seduti con i piedi ben appoggiati al suolo. Visualizziamo delle radici bianche di pace sulla terra che affondano profondamente, attraversando tutti gli strati del sottosuolo, sino ad arrivare al cuore del pianeta. Osserviamo il calore, l'energia femminile della Madre Terra che il flusso di energia terrestre che risale attraverso le nostre radici, risale dai piedi, dal chakra radice, attraversando tutto il nostro corpo e tutti i centri energetici, arrivando al nostro cuore, in cui avviene una potente espansione. E poi ancora risalendo. Attraversando il tronco, le spalle, la gola, irradiandosi anche lungo le nostre braccia sino alle mani e poi arrivando all'altezza del terzo occhio e si irradia dalla corona verso l'alto. Rimaniamo per qualche istante in percezione dell'energia femminile del pianeta. E poi piano piano iniziamo a spostarci con la coscienza verso il sole. Entriamo più profondamente in contatto con la sua energia, con il suo cuore. Iniziamo a percepire l'energia solare, l'energia maschile che ridiscende verso di noi. Percepiamo appunto anche qua il cuore del sole. Attraverso il nostro cuore percepiamo il suo cuore. L'energia maschile del sole ridiscende verso di noi. Entra quindi dalla corona, poi terzo occhio, gola, arriva al nostro cuore, percepiamo l'espansione e poi ridiscende verso i chakra inferiori, verso il chakra radice, irradiandosi di nuovo nella madre terra, attraverso le nostre radici, attraverso le nostre gambe, i nostri piedi. Adesso che siamo connessi ad entrambe le energie, proviamo a fare l'attivazione simultanea dei due tetraedri. Quindi proviamo a creare direttamente il tetraedro stella che è dato dall'intersezione dei due tetraedri che si uniscono al centro del nostro cuore. Quindi iniziamo a visualizzare adesso il tetraedro inferiore con la punta rivolta verso la terra e è una piramide a base triangolare. Quindi la punta è rivolta verso il cuore del pianeta, verso
mentre invece il tetraedro superiore o tetraedro del sole ha la punta rivolta verso il sole, quindi verso il cuore del sole. Iniziamo a visualizzarli e piano piano iniziano a ruotare, quindi tetraedro inferiore in verso orario e la parte superiore in verso antiorario. Quindi piano piano iniziamo a visualizzare, a percepire il movimento di entrambi in versi opposti. Dovremmo iniziare a sentire molta più energia che converge nel nostro corpo e poi come delle ondine, diciamo, delle ondine di energia che iniziano quindi a irradiarsi, a diffondersi in varie parti. E dei movimenti anche dell'energia kundalini. Ciascuno può percepire ciò che arriva e rimanere in ascolto, in percezione di questo momento. Anche la luce, il colore della luce che si vede anche con gli occhi chiusi inizia a cambiare, perché appunto stiamo mettendo in circolo molta più energia rispetto a prima. Ora iniziamo a centrarci di nuovo nel nostro cuore. Iniziamo quindi a visualizzare anche qua sempre due tetraedri che si uniscono nel tetraedro a stella, e al centro visualizziamo quindi il nostro cuore. Cioè al centro era chiuso il nostro cuore, la base è sempre il fiore della vita, quindi, e poi vediamo i due tetraedri che si uniscono. Percepiamo quindi questa trasformazione avvenire in noi stessi, lasciamo che la trasformazione avvenga e rimaniamo quindi a percepire qualche istante il cristallo del nostro cuore. Lasciando che ci arrivi la sua forma con naturalezza, con fluidità, accogliendo questo momento, accogliendo quindi il giusto tempo. Possiamo vedere delle luci, delle forme che iniziano a cambiare. E rimaniamo in ascolto, in percezione del nostro cuore. Riconoscendo questo spazio intimo e profondo di noi stessi, uno spazio sacro interiore, lo spazio sacro infinito dell'amore universale.
del divino amore. Al centro di questo spazio siamo liberi di essere noi stessi. Siamo liberi di creare un mondo di luce, di pace, di amore. Espandendo la luce dal centro del nostro cuore. Portiamo consapevolezza al centro del nostro cuore. Ringraziamo per il dono di questo momento. E quando ci sentiamo pronti possiamo ritornare. Piano piano ritorniamo e quando ci sentiamo pronti possiamo aprire i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati. Abbiamo lavorato insieme un pochettino, espanso quindi questo potere del cuore, che quindi non so se avete visualizzato un po' il cristallo, comunque vada, va sempre tutto bene. La cosa importante è continuare, diciamo, a mettere l'attenzione sul nostro cuore, capire che è lì la sede veramente di tutta la creazione cosciente, che è tutto quello che possiamo portare, perché anche ciò che noi portiamo su questo piano come esperienze a volte è qualcosa che non è stato ancora trasformato, quindi integrato in noi stessi. Quindi attraverso il cuore noi lo possiamo integrare, degli eventi, delle situazioni, dei meccanismi anche del passato. Quindi c'è un potere immenso nel nostro cuore ed è per questo che si lavora tanto su questo, su questa componente, cioè lavoriamo proprio in modo specifico. E tra l'altro corrisponde appunto il corpo emotivo, emozionale, corrisponde al tetraedro inferiore, e invece il tetraedro del sole corrisponde al corpo mentale, e poi c'è il corpo fisico, quindi sarebbero tre tetraedri insieme. Ok, quindi è un processo, piano piano facciamo tutta questa preparazione che ci porterà al 23 in uno stadio già ben, come dire, ben avanzato. E comunque per chi va al lavoro, in movimento, è arrivata anche Silvana, buongiorno Silvana, buongiorno anche Anna,
Le stai facendo tutte in differita? Sì, perfetto, va benissimo. Diciamo che alla fine la mattina è un buon momento per meditare, comunque, proprio dopo il risveglio, ecco. E quindi la diretta la facciamo la mattina. Poi, comunque, l'audio rimane e potete poi, durante la giornata, quando magari siete un po' più liberi, rifare la meditazione o anche rifare. Anche per dire in mezzo alla natura adesso, cercare uno spazio per entrare nel silenzio in connessione con voi stessi e centrandovi sul respiro, quindi cose semplici alla fine. È un processo, noi piano piano arriviamo esattamente lì, perché è qualcosa che avviene come un processo individuale. Cioè, un processo individuale e collettivo, e poi, come abbiamo detto qualche giorno fa, ciascuno di noi comunque è accompagnato alle sue guide spirituali, quindi cioè, siamo già accompagnati in tale processo. Quindi, alla fine, non è importante che sia io a trasmettere queste cose piuttosto che un'altra persona o in altra forma, ecco. La cosa importante è che quando noi siamo pronti per acquisire una certa informazione, per avere delle maturazioni, allora questo non è casuale, viene in qualche maniera è un processo che viene stabilito e accompagnato sulla base di quanto l'anima è pronta. Quindi è qualcosa che avviene e viene stabilito, diciamo, dall'alto, diciamo così, quindi sulla base di quanto sono pronta in quel momento, allora mi arriveranno delle informazioni, percepirò delle cose, mi arriveranno delle rivelazioni e così via. Capito? Questo è molto importante da ricordare perché il percorso di ciascuno è diverso. Ok, quindi arrivano le informazioni, arrivano le cose sulla base del livello in quel momento e dell'apertura. Esatto, Silvana, stiamo fluendo insieme perché comunque anche l'energia, diciamo, di tutti quanti, quindi perché c'è un'energia del singolo e poi un'energia del gruppo, anche come coscienza di gruppo, come coscienza collettiva, e quindi anche quello lavora. Parallelamente, il fatto di unirsi in uno stesso intento evolutivo, anche questo gioca un ruolo importante. Perché tutto viene bilanciato, insomma, in questo discorso di evoluzione. Da un lato niente è lasciato al caso, e dall'altro lato, sulla base, insomma, anche cioè, del fatto di sentirsi anche parte di questa unità, quindi in un certo senso con un gruppo si può riprodurre questo comunque all'interno sempre di un processo più ampio dell'umanità intera, quindi. Sulla base di tutte queste sfumature, diciamo così, arrivano anche queste aperture interiori che consentono poi di aumentare le percezioni, di elaborare più velocemente anche delle parti di noi stessi che sono in trasformazione. Ok, quindi con gradualità, con calma, come scriveva Silvana, fluendo nel qui e ora. Ah, c'è Jasmine che stava scrivendo se sono le immagini che dobbiamo vedere durante la meditazione. Non necessariamente, nel senso che queste le ho volute postare perché sicuramente sono state canalizzate e disegnate, e quindi per condividere anche un'altra percezione, insomma, di queste vibrazioni. In realtà poi ciascuno le percepisce in modo diverso. Quindi percepisce l'amore, la vibrazione dell'amore e della gratitudine in modo diverso. C'è poi Anna che ha postato un'immagine che appunto, ma è tua o l'hai costruito tu oppure l'hai preso dal web? Perché appunto qualche giorno fa, forse ieri mattina, vi dicevo che
Se volete potete provare a costruire il tetraedro stella anche a casa. Magari si può usare del materiale plasmabile oppure della carta o disegnarlo intanto sul foglio per entrare un pochettino in un modo più profondo nella visualizzazione di questa forma. Ok, quindi se volete potete ancora disegnare, creare questa forma in modo da essere preparati anche alla visualizzazione. Comunque, ho visto che una volta che si visualizza quella GIF, però voi forse non ce l'avete di qua. C'è la GIF che abbiamo condiviso negli eventi e nei vari gruppi Facebook e c'è anche sul sito. Vediamo se riesco a postarvelo nella chat di WhatsApp, perché già utilizzando quella GIF, dunque, che è stata creata dove c'è il movimento, un po' memorizzando già quello, si riesce a riprodurre la forma. Vediamo se riesco a salvarlo. Perché sul sito c'è. Vediamo, salva immagine. Ve lo metto anche qua su Amore e Gratitudine. E poi vediamo se me lo fa mettere anche qui sul Messenger. La cosa importante è allenarsi un pochettino a visualizzare anche, cioè potete disegnare, creare quello che volete, altrimenti potete guardare questa immagine per iniziare a memorizzare un pochettino il movimento e i versi di rotazione. Rispondo anche a Jasmine nel frattempo, quindi potete salvarvi sul telefono questa immagine. Sono immagini canalizzate. Su queste vibrazioni. Allora, quindi, come vi dicevo, oppure ve la caricate su Facebook, così ce l'avete salva, perché c'è salvata. Oppure ve la salvate tra i preferiti delle foto, qua magari me la salvo anche io. E praticamente una volta che si memorizza esattamente questo movimento, eccetera, quindi ci si allena un pochettino per volta, piano piano visualizzare il tetraedro stella sarà sempre più semplice. Quindi, visto che abbiamo la possibilità adesso, non so. Se ha quel tempo di Drumvolo, perché lui lo dice nel libro, provate a costruirvelo, però appunto sì, si può fare anche quello. Parallelamente si può anche vedere un secondo di memorizzare questa forma. Ok, insomma, questo è molto utile. Quindi semplicemente qualche minutino al giorno. Guardare un pochettino, memorizzare l'immagine, i versi di rotazione e chiudere gli occhi, cioè lo guardo per un po', poi chiudo gli occhi e inizio a costruirlo mentalmente, quindi visualizzarlo per bene, ok? Quindi molto semplicemente questo. Adesso l'ho messo nelle due chat per coloro che ci seguono, che magari non sono nelle chat, ma comunque, come vi ho detto, se ci scrivete o sul sito oppure sulla pagina, possiamo aggiungervi. Allora, dove siete? Qua su Spreaker, altrimenti c'è esattamente sul sito che si muove. Adesso vi metto il link. Quindi per il tetraedro stella, dunque tetraedro stella, ok.
se andate, opla, se andate sul sito, cercate appunto la pagina in italiano, vabbè, qualsiasi pagina, anche quelle delle altre lingue vanno bene, trovate a un certo punto il tetraedro stella che si muove. Ok, quindi ci sono queste possibilità, altrimenti ci scrivete, ve lo mandiamo anche via mail, oppure lo salvate direttamente da qui, dalla pagina. Capito? Quindi basta osservare l'immagine per un po' e poi lo memorizziamo, ok? Così piano piano, cioè è un processo molto naturale alla fine. Allora, questo ve l'ho messo, è tutto un processo in divenire, quindi può essere che, anzi sicuramente sarà così, che il giorno della meditazione, poiché appunto dipende anche da quante persone sono unite nello stesso intento, nello stesso momento, nello stesso giorno in questo caso, perché c'è molta più energia e c'è molto più, c'è un fluire diverso, insomma, in contesti del genere. Quindi può essere che poi il giorno dell'evento possano arrivare ancora altre cose, si possano veramente espandere queste percezioni e ricevere ulteriori rivelazioni, eccetera. Quindi noi ci prepariamo così normalmente alla meditazione del 23 giugno, poi il 23 giugno, quando saremo connessi insieme a tutti gli altri, possono avvenire tante cose. Infatti anche dagli altri anni, insomma, le persone raccontano anche esperienze simili, anche dei segni, per esempio che si sollevava il vento a un certo punto, oppure arrivava il sole, c'erano le nuvole e spuntavano i raggi di sole esattamente quando veniva richiamato, ma questo non soltanto in un luogo, in tanti luoghi diversi. Quindi, come vi dicevo, possono succedere tante cose anche a livello proprio simbolico. E quindi è un momento unico, capito, che attendiamo tutto l'anno, proprio perché si verificano tante cose molto molto belle, insomma. E per cui, insomma, rimaniamo aperti a tutto questo processo di creazione, di co-creazione insieme. Allora, sono praticamente le 8, quindi possiamo anche salutarci qui per questa mattina. Adesso guardo. Domani abbiamo l'ultima attivazione che trasmettiamo, che è la quinta, quindi quella dei chakra, che è una parte, diciamo, della meditazione amore e gratitudine. Quindi ieri sera dicevo nel video che le attivazioni sono come delle parti che andiamo, su cui andiamo a lavorare step by step. Mentre invece la meditazione amore e gratitudine c'è un po' tutto. Quindi adesso ve lo guardo un attimo. Quindi domani, quindi quinta attivazione dei chakra, e poi venerdì, come vi dicevo, siamo quasi alla fine della realizzazione anche della parte sonora, e quindi presumibilmente venerdì ci sarà con la meditazione con il suono dei gong e altri suoni che sono stati selezionati appositamente per entrare più profondamente in connessione. Quindi la versione che stavamo ascoltando adesso era una versione appunto non ufficiale, con delle musiche comunque recuperate da YouTube, dal web, mentre invece la meditazione che andremo a fare venerdì presumibilmente sarà appunto quella con il suono definitivo. Comunque adesso vediamo oggi se riusciamo a chiudere questa parte dei suoni. Ok, insomma, questo era quello che volevo dirvi. E invece la prossima settimana, perché poi mettiamo le attivazioni e la meditazione, quindi non ci sarà appunto la diretta così come oggi, vi ricordo che appunto la settimana prossima ci sono i lavori con i chakra 2 a 2, l'abbiamo detto anche ieri anticipandolo. Quindi lunedì lavoriamo terzo e quinto, martedì secondo e sesto, e poi mercoledì primo e settimo, integrando i vari aspetti, perché i chakra inferiori corrispondono appunto agli aspetti più materiali, più terreni,
mentre invece quelli superiori agli aspetti spirituali. Quindi adesso che abbiamo, diciamo, attivato il nostro chakra del cuore, se così si può dire, attraverso la creazione, appunto la formazione del cuore cristallo, possiamo lavorare sugli altri. E poi giovedì attivandoli tutti, quindi giovedì prossimo. Venerdì invece facciamo la meditazione amore e gratitudine. L'ultima settimana, quindi la settimana prima, ok, dell'evento, facciamo tutte le attivazioni una dopo l'altra, quindi lunedì attivazione terzo occhio di Horus, poi martedì terzo occhio però in connessione a Sirio, facciamo quel tipo di connessione, poi mercoledì invece attivazione del corpo di luce, la Merkaba, giovedì cuore cristallo, venerdì dei chakra e poi domenica meditazione amore e gratitudine completa. Ok, questo è il programma, lo trovate anche su Facebook, volevo inviare la newsletter per appunto, sì, possiamo inviare la newsletter per mandare il programma, insomma, delle prossime settimane. Quindi sono le 8:01, adesso ci salutiamo, ci ringraziamo. Vi ringrazio, insomma, per essere stati qui con me questa mattina a lavorare ancora un pochettino su questo. E continueremo appunto sino al 23 ancora a lavorare per bene, preparandoci in amore e gratitudine, così siamo pronti. E poi ci sono anche degli eventi che potete trovare sempre allo stesso link di prima sulla mappa Italia, trovate i vari eventi. Eventualmente, se non trovate, potete scriverci e vi indirizziamo. Quindi per chi ci ascolta, abbiamo anche diversi eventi in Roma e provincia che qualcuno ci aveva chiesto, e poi ce ne sono anche altri. Oppure proporvi, se avete anche un piccolo gruppo di yoga, di meditazione, potete proporvi come referente. Tanto noi vi forniamo sempre l'audio MP3 della meditazione, il PDF dell'evento e della meditazione, e poi il volantino per stampabile, oppure molti lo inviano direttamente così come immagine. Ok, quindi c'è ancora possibilità per aderire, altrimenti da casa oppure andate in prossimità del vostro lago preferito, del fiume, della sorgente, fate la meditazione lì anche con un altro amico, con un'amica, anche in modo spontaneo, voglio dire. Quindi diciamo che gli eventi sono per coloro che sono aperti anche a ricevere delle persone durante questa giornata e a coinvolgerle nella meditazione e appunto in questa connessione dei cuori. Allora, un abbraccio a tutti, appuntamento a domattina con la quinta attivazione, e poi domani sera alle 22 farò lo stesso video, sempre dal gruppo The Great Day of Love and Gratitude, però in inglese. Siete i benvenuti, potete partecipare lo stesso, comunque tanto sarà un video molto semplice, più o meno quello che abbiamo detto nel video, diciamo di ieri sera. Ovviamente le attivazioni non verranno citate perché le tradurremo per l'anno prossimo, però parleremo insomma della meditazione, della respirazione, insomma di tutto quello che c'è da diffondere, insomma, prima dell'evento. Ok, allora un abbraccio a tutti, grazie per essere stati qui. Adesso mettiamo appunto una musichina finale e buone connessioni per chi farà la preparazione anche in senso più stretto, altrimenti comunque va bene lo stesso. Ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e vedete se siete pronti, se vi sentite pronti. Allora potete anche procedere a connettervi più profondamente a voi stessi durante la giornata, in connessione anche al sole, quindi all'energia solare. Dance of the Stars, mettiamo questa e poi ci salutiamo. Buona giornata a tutti, in amore e gratitudine.